Non ti fermare. Devo soltanto la gamba. Ragazzi, ho la gamba incastrata. Non so come cazzo mettermi. Ciao ragazzi, bentornati a una nuova puntata di Rugby Frank. Io sono Francesco. Oggi vi porterò con me a fare un giro su un percorso che forse molti di voi avranno visto nel video che ho postato la settimana scorsa per le borse della Lomo. Ah, è un bellissimo percorso che ho praticamente dietro casa e devo dire che è molto divertente. Io non ho finito mai, sono arrivato sempre a un punto e poi sono tornato perché, diciamo, il discorso ci faceva un po' troppo hard per la mia Benelli 500X. Oggi proveremo a farlo tutto, registreremo anche la traccia. Adesso faccio partire Osman, così registriamo anche la traccia. E dovremmo praticamente uscire a Rocca Pipirozzi, un paesino di montagna, provincia di Isernia. Perfetto, non ci resta che accendere la nostra moto. Ok ragazzi, si parte. L'ABS è disinserito, sì. Destra. Ok. Aia, tanti rami. Ora dovremmo riuscire sull'asfalto. Ok. Se tutto va bene dovremmo uscire da qui. Da questa strada qua. Ora, l'inizio è bello aggressivo, è subito molto molto appeso e rotto. Poi dovrebbe migliorare. Ciao cucciolo. Allora, ci dovrebbe essere una stradina che sale, vediamo un po'. Vediamo un po' cosa ce ne esce. Madonna, quanto è quanto è pesa. Tornantino ignorante. Ok, qui inizia lo sterrato. Ok, subito. Yes. Ok. Ragazzi, non sembra torrentino, bello bastardo. Ok. Saltino. Ok, qua inizia
il fango. No, adesso un trattino. Ah. E vediamo la pozza. Ora deceleriamo perché non so cosa mi aspetta. Ok, allora, l'altra volta ho girato qui a destra e mi sono ritrovato in mezzo al nulla, cioè non uscivo da nessuna parte, anche se è molto bella. Andiamo di qua. Ok, qua ci sono varie strade che si uniscono. Questa che sale. Wow! Ragazzi, ho la ruota di dietro che scivola un bel po'. Wow! Ragazzi, non ha più niente grip. Allora, vediamo un po'. Dove ci porta? Allora, qui ce la dovrei fare a salire, però, allora ragazzi, scusate il fiatone, ma arrampicarsi sul fango è sempre tosta, e comunque tutto, mi lo dico per qualcuno che si preoccupa sempre per il mio stato di salute, ho il microfono praticamente attaccato alla bocca e quindi sembra che sto per morire, ma è soltanto semplice fiatone. Non ho modo di poterlo attenuare. Comunque sto bene. Allora, qua si sale. Questo tratto è un po' scavato, ma si sale. L'unico mio problema è che questi giorni ha piovuto molto e c'è il primo strato duro di terra e poi sopra c'è una fanghetta un po' fastidiosa. Qui no, perché evidentemente ci ha puntato un po' il sole, ma nel primo tratto ho difficoltà a avere grip. Ora, mi piacerebbe continuare andando su. Vediamo, anche perché ho paura che nel tornare giù le ruote potrebbero non frenare. Il problema è qui prendere la giusta velocità che mi permette di avere almeno per il primo tratto grip. Sto cercando di mettere delle cose qua che mi permettano di non affondare e di non perdere grip nel momento che devo affrontare la salita. Ok, si scivola. Sto cercando di salire. Dai ragazzi, ce l'ho fatta. Vediamo di non cadere qua. Brava TR Kappa. Ok, ora vediamo cosa ci aspetta da qui in poi. Bellissimo, un farotto. Ma più che altro non è un rotto, scavato e fangoso. Sento le ruote che fanno Giacomo Giacomo. Noi cerchiamo di passare su questa parte un po' più sporca e gripposa, sperando di riuscire a tornare sull'asfalto. Ah, però non ti fermare, non ti fermare. Grande. Ok, andiamo qui. Mamma mia, che bello.
Ora vorrei capire. Allora, da Osmond la vedo la curva in cui dovrei uscire. Lì ho paura che il sentiero si stringe un po' troppo, non voglio andarmi a complicare troppo la vita. Quando si sta... Vediamo un po'. Questa da rifarla al contrario sarà un po' tosta. Ragazzi, non c'è proprio... non c'è proprio grip. Perciò cerco di scendere piano. Senza... ho spento la moto. No, raga, qua mi sa che me la sono andata un po' complicata, perché sto riscendendo, dovevo risalire. Ormai sto in ballo. Sto scendendo a spintoni, ragazzi, perché davvero si fa difficoltà a rimanere in piedi. E vabbè, siamo quasi arrivati. Siamo quasi arrivati alla fine della discesa. No, quasi continua a scendere. Arriviamo in quello spiazzale e se giriamo la moto e torniamo indietro. Ok, vediamo un pochettino qua, cerchiamo di fermare la moto. Ragazzi, ne sono uscito, è stata veramente dura perché non avevo per niente grip. Infatti, vedete qua, madonna quanto è ripida. Ho lasciato le peggio sgommate perché ho dovuto fare tutto di prima schiacciando il retroteno. Va bene, adesso diciamo che mi sono perso perché sono vicino a sbucare dall'asfalto, però non riesco a capire come arrivarci perché qui c'è un single trail, ma penso sia un sentiero fatto per le mountain bike, perché a un certo punto stringe. E qui non riesco a trovarci un senso. Sì. Proviamo a tornare indietro. Andiamo piano piano perché non abbiamo molto grip. Vabbè, che oggi è il primo giorno di sole caldo, quindi me lo potevo aspettare in un certo senso. E qua c'è un'altra strada, ma non la vedo battuta nemmeno dalle pecore, attenzione. Attenzione, stiamo a metti rami. Vabbè, di sicuro quando sarà più asciutta sarà veramente una gran figata. Ok, qua mi preoccupo un pochettino perché è molto ripida ed è molto fangosa, quindi
devo cercare di andare da quest'altro lato perché è meno, è meno rotto. Vai piano. No, perché so che se qua scivolo finisco a terra. Va bene. Ok, rimaniamo sempre sulla sinistra. Ok, ora qui da dove sono salito praticamente devo cercare di ripassare nello stesso punto. La prima l'ho messa. Sì. Si chiama indirizzare la moto. Ottimo. Ok, adesso siamo di nuovo nel percorso iniziale e considerando che, no Francesco, non finire dentro al fosso, sempre più complesso, vai mo! Speriamo di non intoppare nei rami. Ok, ora era più viscido, però lo scuro dell'acqua, mai evitarlo sempre, ragazzi. Devo stare attento alla gamba. Ragazzi, ho la gamba incastrata. Non so come cazzo mettermi. Guardate qua. Ah, ragazzi, sto ancora col piede incastrato. Sto cercando di venirne fuori. Cazzo, ce l'ho proprio schiacciato lì. Per fortuna lo stivale è una bomba. Ragazzi, voglio solo bello questo sottocasco. Vediamo di venirne fuori. Provo a lasciare la GoPro accesa, vedendo che si riesce a vedere qualcosa. Ok, riuscito. Ora la moto continua, devo rimettermi, scusate che ho il microfono tra le mani, sentirà una merda, ho il microfono che la moto va via, ora devo cercare di bloccarla. Ok ragazzi, ci vediamo tra poco. Allora, sono riuscito a togliermi
dal problema. Adesso proviamo a ripartire cercando di spostare la moto in un punto dove posso risalire, perché qua faccio anche difficoltà a stare in piedi. Ok, senza farla troppo scivolare perché poi non la controllo. Ok, e qua devo provare a risalire sopra. Ok, cerchiamo di ripartire piano. È una saponetta, ragazzi. Ok, mai avuto di questi problemi, raga, eh? Cioè, è la prima volta che ho incontrato un fango così strano che non ti dà proprio il controllo della moto. Ok, qui mo c'è proprio un tratto viscidissimo. Se avessi la possibilità di finire sulle foglie. Ok, piano piano qua. Come non detto. Ok, e niente, ragazzi, appena si prende un filo di velocità le ruote non tengono. Ragazzi, oggi è stata veramente estenuante. Diciamo che alla fine ce ne siamo venuti fuori, e questo è l'importante. Sto scendendo a 2 ore perché sono molto provato, considerando la situazione. È già tanto che ne sono uscito. Ah, caspita, che stanchezza. Comunque, sto chiudendo il video a stile novantenne. E ne siamo venuti fuori. Allora, ragazzi, vi annuncio che da questa settimana il Molise torna a zona gialla e speriamo di rimanerci, perché se così è, vuol dire che l'Italia sta prendendo un'altra piega. Cercherò di portare contenuti più frequentemente sul canale, aggiornarvi con alcune novità che vorrei apportare. Dalla guerra non si esce sempre vittoriosi, ma questo era soltanto il primo round. Torneremo e completeremo la traccia. Per il resto, come sempre, se il video vi è piaciuto, vi invito ad iscrivervi, a lasciare un like, a commentare, accendere la campanella, in modo da non perdere nessun prossimo episodio. Come già vi ho spiegato, questo piccolo gesto mi aiuterà a crescere, a portare altri contenuti come questi, a migliorarmi. Vi invito anche ad iscrivervi ai miei social, Facebook ed Instagram. Che altro dire? Io sono Francesco e voi siete su Reddit Frank. Yo!